Oggi la medicina veterinaria, il venerdì, allergie, intolleranze, vomito, diarrea e altri disturbi. Sono le reazioni, cosiddette reazioni avverse al cibo negli animali, nei nostri compagni di casa, soprattutto cani e gatti. Con noi al quotidiano medicina Gerardo Siani, benvenuto dottor Siani, Grazie. medico veterinario e nutrizionista. Oh, innanzitutto, io l'ho detto in maniera così banale, però diamo una definizione un po' più tecnica della reazione. Che cos'è la reazione avversa? Una reazione avversa al cibo è una serie di sintomi che si verificano in un animale quando questo cibo, nella maggior parte della specie a cui questo soggetto appartiene, non ha dato nessun sintomo. Sì. Quindi si dividono in genere in allergie oppure in intolleranze, a seconda se c'è un coinvolgimento del sistema immunitario oppure no. Nelle allergie è chiamato in causa il sistema immunitario che interviene con la produzione di anticorpi oppure di Sì. cellule. Nel caso invece parliamo di intolleranza, il sistema immunitario non viene coinvolto, ma bensì c'è un deficit enzimatico, cioè il soggetto non ha degli enzimi che sono capaci di digerire il cibo che viene introdotto. Ecco, più il cane, più il gatto, diciamo che possiamo metterli alla pari, insomma. Allora, purtroppo non abbiamo degli studi che ci permettono di determinare Sì. l'incidenza delle reazioni avverse nel cane e nel gatto. Quello che però sappiamo di sicuro è che sia il cane sia il gatto sono coinvolti da queste patologie. Sì, ecco, lei diceva prima allergie, intolleranze o intolleranze, perché sono due cose diverse, se ho ben intuito. Ecco, quali sono quelle più frequenti, più le intolleranze o le La maggior parte sono delle intolleranze, la maggior parte degli allergie? Sì. animali ha delle intolleranze, mentre per quanto riguarda le allergie sono quelle invece che hanno un ruolo statisticamente minore rispetto Sì, alle ecco. intolleranze. Sì, quindi nel caso delle allergie, diciamo, Allora, quali sono le reazioni avverse, diciamo? le allergie sono rivolte verso le proteine, Sì, mentre le ecco, sì. intolleranze possono essere rivolte anche verso sostanze che non siano di natura proteica, pensiamo per esempio al lattosio, quella più comune che tutti quanti conoscono. Inoltre c'è da dire anche un'altra importante differenza che possono riguardare i sintomi, perché le allergie normalmente tendono a dare dei sintomi sistemici, l'animale può presentare prurito, leccamento e può sviluppare delle dermatiti e delle otiti sia di tipo batterico sia di tipo fungineo. Invece le intolleranze tendono a dare più dei sintomi rilegati al Sì, gastroenterico, sì. quindi con vomito, diarrea, malassorbimento, dimagramento. E poi ci sono dei soggetti invece che possono presentare entrambi i sintomi. Ecco, qui abbiamo una scheda che lei ha preparato. Sono il 70% le allergie, vero? No, il 70% rappresentano le intolleranze. Quello che vorrei Sì. specificare è che, mentre per quanto riguarda le allergie abbiamo dei dati Quant'è? Il pubblicati, 49% le allergie, vero? no, il 15% delle Ah, 15 allergie, perché cioè su 100 quella barra cani, gialla, su 100 cani che hanno una reazione allergica, il 14-15% coinvolge un antigene alimentare. Quindi diciamo che l'allergia in questo caso si può definire rara, insomma, o comunque non Meno poco, presente meno rispetto frequente, alle sì. intolleranze, sì. Ecco, intuisco che sia anche complesso la diagnosi. La diagnosi può essere complessa, non sempre abbiamo dei test che ci aiutano diciamo, a capire qual è il tipo di problema, sicuramente la storia clinica del soggetto ci può aiutare molto e spesso la diagnosi si fa con una dieta di esclusione, che è il primo Sì, passo esatto, verso la terapia sì. nutrizionale. Che cosa succede? Succede che il veterinario nutrizionista fa un'anamnesi alimentare, cioè chiede al proprietario tutto quello che il cane o il gatto ha mangiato. E quindi ovviamente la collaborazione del proprietario è Sì, importantissima. se lo stavo quasi dicendo, scherzando, siccome il cane non può essere intervistato, Deve essere intervistato il va intervistato il proprietario. proprietario, il quale deve collaborare, insomma. Ok, infatti Sì. il proprietario è importantissimo in questa fase. Quindi una volta che noi abbiamo capito tutti i cibi che l'animale ha ingerito fino a quel momento, si passa ad escluderli, per passare poi all'introduzione di nuovi antigeni alimentari Sì. e quindi si va verso una dieta che può essere più o meno bilanciata nella prima fase, proprio perché noi dobbiamo testare se l'alimento che noi abbiamo sostituito può essere o no il problema. Poi si torna alla vecchia al vecchio cibo o no, sì. Questo dipende sia dall'orientamento del medico sia diciamo del proprietario. In linea generale, per quel che riguarda me,
Se vedo che la sostituzione alimentare ha dato i suoi frutti, non tendo praticamente a fare la prova di scatenamento, che sarebbe quella che secondo alcuni permetterebbe poi la diagnosi, cioè reintrodurre il cibo che dava fastidio e vedere l'animale come reagisce. Sì, sì. Per quel che mi riguarda non sono, diciamo, non torno indietro. E una volta che ho stabilizzato l'animale, tendo invece a completare la dieta e renderla bilanciata. Sì. Ecco, per quanto riguarda i test, perché giustamente fare l'anamnesi dell'animale attraverso la testimonianza del proprietario è fondamentale, però voi fate anche dei test, non so, fate il test del sangue, cioè così fa come per gli umani, insomma. Allora, per quanto riguarda le allergie alimentari, esistono dei panel che ci permettono di testare se c'è il coinvolgimento del sistema immunitario. Se le ricorda, prima ho detto che nelle allergie c'è il coinvolgimento del sistema immunitario, quindi noi possiamo andare a tracciare questa attività con delle analisi che mettono in risalto la produzione di anticorpi verso determinati alimenti. Sì. Mentre per quanto riguarda le intolleranze non abbiamo dei test che sono specifici, sì. Abbiamo dei test di funzionalità, per esempio pancreatica, che ci permettono di capire se è soggetto a una produzione enzimatica adeguata. Sì. Ecco, dopo aver stabilito, ecco, abbiamo detto che è abbastanza complessa, ma poi si arriva, credo, ad una definizione del malessere dell'animale. Una volta stabilita la malattia, visti i sintomi, eccetera, eccetera, qual è la prima decisione da prendere? L'abbiamo già accennato, però come si procede con il cambio della nutrizione? In maniera drastica, partendo dalla restrizione, insomma? La restrizione antigenica è molto importante. È quella fondamentale. È quella fondamentale perché tra l'altro ci può anche aiutare nella diagnosi. Cioè noi sappiamo che a quell'animale dobbiamo dare 2 o 3 ingredienti e quindi questo ci permette ovviamente di capire se il problema stava negli alimenti che abbiamo sostituito. È un passo importante, ovviamente, ripeto, la collaborazione del proprietario qui è fondamentale, perché altrimenti se il proprietario non ci aiuta ma somministra degli snack oppure dà del suo cibo oppure altri atteggiamenti, sì, alimentari, facciamo noi spesa, l'automedicina, insomma. Esatto. Tra l'altro una cosa importante, e questo riguarda anche la percezione del proprietario, nelle allergie la dose è importante. Sì. Mentre invece, perché può anche essere minima per scatenare la reazione, sì, nell'intolleranza invece ci vuole una dose. Per fare un esempio pratico, se io sono allergico al lattosio, basta anche praticamente una piccola quantità. Se invece io sono intollerante al latte, ovviamente devo prendere una tazza di latte per stare male. Sì, sì. Questo perché? Perché molte volte il proprietario dicono, ma io gli ho dato solamente un pezzettino di... Anche sì, questo sì. Pezzettino può purtroppo scatenare... Sì. Tutta la sintomatologia. Per l'allergia basta poco. Basta poco, sì. Quindi la qualità, come dire, la qualità invece nella intolleranza è la quantità che conta. Esatto, esatto, proprio così. E quindi dicevamo, sì, primo passo, ecco, togliere la scodella oppure lasciargli... No, io la scodella la lascerei, ma la riempirei con altre cose. Con altre cose, altrimenti il cane e il gatto non fargli perdere l'abitudine, esatto. Insomma. Vanno comunque alimentati. Sì. E poi, giustamente, diceva lei, se... il cambio è stato favorevole, salutare, io propendo sicuramente per il nuovo nutrimento. A meno che il proprietario poi non chieda una prova di scatenamento, che però non è detto che ci sia. Un passo fondamentale è quello del bilanciamento. Noi dobbiamo ricordare che tutte le diete, qualsiasi esse siano, devono essere bilanciate. Significa che deve avere la giusta proporzione fra tutti i nutrienti che servono al cane o al gatto per poter, diciamo, vivere serenamente. Ecco, abbiamo parlato di cane e gatto che indistintamente si possono, come dire, possono essere suscettibili di allergie o intolleranze. Certo. Ecco, parliamo invece del proprietario, cioè secondo il suo personale, la sua personale esperienza, quale proprietario, il proprietario di quale cane o gatto, di quale animale è più sensibile al proprio animale, per il cane o per il gatto? Cioè qual è la reattività, insomma, del proprietario? La reattività del proprietario non è influenzata dal fatto che abbia un cane o un gatto, sì. Ma è influenzata soprattutto dalla sintomatologia. Cioè purtroppo sono dei proprietari che hanno sperimentato questi sintomi che nella maggior parte dei casi non sono piacevoli e quindi sono delle persone che sono molto orientate alla risoluzione del problema, quindi sì. Molto motivate anche a seguire quello che è il regime alimentare proposto dal nutrizionista. C'è sempre questa, come dire... tendenza a fare da sé, questa resistenza a portare l'animale dal medico veterinario, o è cambiata questa abitudine nel tempo? Allora, io vedo soprattutto dei proprietari molto motivati e che si affidano poco al fai da te. Sì.
Succede però di incontrare proprietari che prima di essere intervistati da me hanno avuto un percorso diciamo piuttosto vario e quindi magari si sono rivolti a fonti di informazione non esattamente valide. Sì. Ecco, qui vediamo la scheda sulla dieta, sulla preparazione del cibo. Esatto. In casa o comprato già impacchettato? Ma ci sono da fare delle differenze importanti. Fermiamoci un attimo su questa scheda. L'alimentazione casalinga per me è un must perché mi permette di fare delle cose che l'alimentazione commerciale non mi permette. In modo particolare mi permette la selezione degli antigeni alimentari e la restrizione antigenica. Significa che io decido di dare A, B e C al mio paziente e quindi so, vedo quello che gli sto dando e sono sicuro. Guidato dal medico, ovviamente. Certo. E quindi sono sicuro di dare determinati antigeni alimentari, cosa che invece non posso fare con i prodotti commerciali che invece hanno più ingredienti nella loro formulazione. Una cosa interessante invece dell'alimentazione commerciale è che mi permette la modificazione dell'antigene alimentare. Cosa significa? Significa che alcuni prodotti, i cosiddetti idrolizzati, hanno la proteina che è stata demolita dei pezzi più piccoli, talmente piccoli che il sistema immunitario non li riconosce e quindi non può reagire. Inoltre, essendo una molecola sostanzialmente predigerita, va bene anche negli intolleranti che, come avevamo detto, hanno invece un deficit enzimatico, cioè non hanno gli enzimi per poter smontare questa struttura proteica. Infatti vedo dei segnetti più nella casella industriale per meno, meno, esatto, perché purtroppo con un'alimentazione casalinga non posso operare questo metodologia. Sì. E che è importante anche nei carboidrati, perché i carboidrati estrusi, cioè quelli che troviamo nei mangimi, acquistano un grado di digeribilità molto elevata. Un esempio classico è la soia, perché spesso la soia, quando somministrata ai nostri animali, viene idrolizzata e in più la parte, diciamo, dei carboidrati della soia subisce questo processo di estrusione, per cui alla fine la soia diventa molto più digeribile rispetto al prodotto di partenza. Perché la soia è un prodotto che si trova molto, nell'alimentazione molto dei utilizzato sì, sì. Nell'alimentazione dei pet, però non, diciamo, spesso è sospetta, può in generare intolleranze. Allora, per quanto riguarda l'utilizzo della soia nel pet food, ci sono molti prodotti che contengono soia anche come fonte proteica additiva, sì. Per cui è sicuramente un antigene da tenere in considerazione. Sì. Poi, ecco, qui in questa scheda vediamo l'anamnesi alimentare, che significa sostituzione antigenica? La sostituzione antigenica è la sostituzione del cibo, perché noi dobbiamo immaginare che per il nostro corpo il cibo ha anche un valore antigenico, cioè ci sono dei meccanismi di tolleranza immunitaria a livello intestinale che permettono al corpo di accettare o no il cibo, e quindi sostituzione antigenica significa cambiare praticamente l'antigene, sì. Cambiare il cibo. Sì, però leggevo in questa scheda no all'introduzione di altri cibi, è vero? Lì no. Allora, se la nostra sostituzione alimentare non ha funzionato, cioè significa che l'animale, nonostante abbiamo cambiato cibo, continua a peggiorare, dobbiamo pensare di introdurre altri cibi. Sì. Significa che la nostra anamnesi ci ha portato a considerare dei cibi che l'animale comunque non tollera. Sì. Quindi se l'animale peggiora con la nostra sostituzione antigenica, col cambio di cibo, dobbiamo sicuramente pensare ad altri cibi. O altrimenti, se invece l'animale tende a migliorare, e questo in genere avviene in un arco di 4-8 settimane, allora significa che possiamo andare avanti con la nostra alimentazione che avevamo, sì, deciso. Sì. E come ripeto, dobbiamo cercare comunque di bilanciare l'alimentazione. Sì. Bene, quindi ecco, questa figura del nutrizionista nella medicina veterinaria è come dire, essenziale nei casi in cui appunto ci siano casi di intolleranza, di allergia. Sì. Diciamo che anche è una figura che qui da noi forse è poco valorizzata, ma lo è molto di più nel centro-nord, dove per esempio è molto valorizzata la figura del comportamentalista. Altra figura un po' specialistica, però di nicchia, perché poi il medico veterinario che deve fare tante cose magari non si dedica bene alla, è vero, questo purtroppo è vero, ma dobbiamo dire che la nutrizione non è un campo di nicchia. Tutti quanti, i nostri cani, i nostri gatti, noi stessi ci nutriamo, per cui
non è di nicchia. Sicuramente quello che è l'approccio che il medico veterinario nutrizionista ha nei confronti di alcune patologie, che ovviamente sì. è un approccio molto selettivo e specialistico. Sì. Però questo è importante perché, come abbiamo visto, il trattamento delle reazioni avverse al cibo ha sicuramente come terapia quella alimentare. Quindi sì. non è un optional, ma è una cosa piuttosto fondamentale. Sì. Bene, immagino che lei nella sua attività che svolge a Salerno cura un po' tutti gli animali in genere, però evidentemente cani la, e sua, gatti. La sua specializzazione cani nel, e gatti, cani e gatti, cani e gatti sì, nella sì. nutrizione evidentemente poi lo trova, come dire, più preparato, più predisposto. Ma io nasco come veterinario di piccoli animali, quindi sì. ovviamente insomma continuo ad sì. occuparmi di nutrizione per quanto riguarda il cane e il gatto. Sì. Quindi il mio campo di attività è questo. È questo. E qui concludiamo con queste immagini molto simpatiche che girano su YouTube di animali umanizzati, diciamo. Esatto, un po' umanizzati. Un po' umanizzati, perché poi alla fine, insomma, 6,5 famiglie su 10 hanno un animale in casa, alla fine i pet diventano un po' dei compagni di casa. C'è un dato molto importante sull'alimentazione del pet food. Noi sappiamo che negli ultimi anni la nostra economia è stata contagiata da crisi. Il pet food è l'unico settore che, sì, non, che conosce non conosce crisi, crisi esatto. anzi che ha registrato un più 1,2% di margine e siamo stati l'unico paese in Europa che è cresciuto. Come dire, la vecchietta che ha un gatto o un cane rinuncia magari a un farmaco per sé, esatto. ma pensa di più al suo animaluccio esatto. di casa. L'Italia non conosce crisi da questo punto sì, di sì, vista. Sì, quindi... sì.